Chiedo che si presentino qui, che chiedano scusa perché è una bravata, cioè non è che sono venuti qua con l'intento di sfondare e spaccare tutto per rubare, hanno fatto una bravata, si scusano, ripagano il vetro, vanno a fare un po', mi piacerebbe andare a fare un po' i servizi sociali al canile. È questo l'appello davvero insolito che questo tabaccaio aretino rivolge direttamente ai giovani vandali dopo la spaccata. Chiedete scusa e non vi denuncio. Che smettono veramente di pensare che gli va tutto quanto bene. Cioè, devono smettere l'idea che dare un cazzotto a un distributore, spaccare una vetrina, imbrattare un muro sia una cosa figa. Quello devono smettere, se no non ne usciamo. La tabaccheria fuori ha diversi distributori automatici. Ieri mattina l'amara scoperta all'apertura. Uno di questi aveva il vetro rotto. La cosa che dispiace è che è un danno per... Cioè, io penso che se svuoti questo qui ci sarà dentro 1000 euro di merce. Cioè, hai fatto 2000 euro di danni. Giorni di beghe per me, per se l'aprivi rubavi tutto forse 1000 euro? Non è purtroppo la prima volta che questi distributori automatici vengono presi di mira dai vandali. È la quarta volta che succede, questi reati creano nelle persone veramente un terrore nella notte quando non sono presenti e creano veramente un danno psicologico alle persone. Mi sta facendo ripensare di vendere l'attività perché sono 10 anni che le ho e sono esausto. Per il momento nessuno è arrivato ancora a chiedere scusa. Io dovrò fare una denuncia, no? Loro sono minorenni, abbiamo nome e cognome perché sono di Arezzo, ci andranno di mezzo i genitori gli costerà il risarcimento del vetro più le spese processuali, più l'avvocato, più il fatto che sono distributore probabilmente lo dovrò spengere, quindi produce un incasso di n centinaia di euro al giorno che dovranno ripagare loro, insomma un iter assurdo.